Buon Dio, sono Morpheus e questo è Immortal Phoenix Rising. Oggi affrontiamo il boss finale, Tifone. Allora, che ho già sbloccato. Devo solo fare un saltino, prima di tutto qua, a vedere se mi mancano un paio di missioncine da consegnare. Perché volevo fare anche un'armatura prima, se fosse possibile. E poi ci possiamo teleportare direttamente al boss finale. Diamo un attimo un'occhiata a questo discorso della missione, perché mi pareva che mi mancasse pochissimo per riuscire ad avere anche un'armatura particolare che avrei piacere di sbloccare prima. E mi sembra che mi manchi veramente poco. Quindi diamo un attimo un'occhiata a questa cosa qua. Allora, ottieni tutti i frammenti mitologici, sconfiggendo i mostri mitologici, boss 3 di 4. Me ne manca uno e mi darebbe quell'armatura lì. O in alternativa, tutti i frammenti di metallo colato, prendo gli scrigni e tartaro uguale, me ne manca una. Quindi mi darebbe la stessa armatura, quindi sicuramente l'altra mi dà la skin poi della seguente, questo uguale, per gli scrigni notturni, che me ne manca 3. Quindi io a questo punto andrei a cercarmi un paio di cripte prima di andare da lui per vedere appunto di sbloccare anche quell'armatura lì. Se non mi ricordo male, ci dovrebbero essere delle cripte qua. Eccole qua. Una è questa. Una è questa. Per esempio, già potrebbero bastare. Basta azzeccare la cripta giusta. Proviamo così, partendo da qui. Vediamo se becco la cripta giusta. Che deve essere una cripta arena necessariamente, però non ho modo di saperlo se non entro, quindi va un po' a culo, la potrei beccare alla prima come alla terza, però considerando che la maggior parte delle cripte l'ho praticamente fatta, non è che ci sia molta scelta, quindi è facile che la becco abbastanza alla svelta. Qui è a 200 metri. Eccola lì. La una è quella. Un po' di stamina prima di entrare in combat. Andiamo a vedere qua dentro se per caso abbiamo beccato la cripta giusta. Tormento d'Icaro? No, sembra di no. Allora, qui abbiamo
Uno scrigno. C'è solo lui, a quanto pare. Qua ho una sfera. Cazzo me ne faccio di quella sfera? Bella domanda. Cosa mi dà sta sfera qua? Ah, mi dà questo. Quindi io dovrei portare. Va a cagare. Io dovrei portare la palla lì. E mezzo più o meno. Bene. Allora, qui abbiamo queste due. Più questa che devo capire che fa. Cosa fai di grazia? Oh Madonna santa, sì. Questa mi serve solo per arrivare qua. Bel dramma. Aspettiamo di avere full stamina. Torniamo sulla prima. Niente. Questo è un passaggiaccio di brutto 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 brutto. Però sinceramente quella cassa la vorrei. Veramente, veramente un brutto passaggio. E vai a quel paese. Niente. Riuscirò entro oggi a fare questo passaggio? Che mi sta già sui coglioni?
Ma guarda te, porco due. Niente, non ci arrivo. C'è qualcosa che non mi quadra in questo passaggio. Secondo una cosa non ti vuole riuscire, ecco. Questo passaggio non fa per me. Riesco a cascare anche così stamattina. Mamma mia, mamma mia! Siamo bene, iniziamo bene. La giornata è iniziata perfettamente. Ma maledetto me, quando mi è venuta la brillante idea di venire in sto posto di merda e non andare direttamente da Tifone. Quasi quasi faccio il doppio slash e vado su e scendo direttamente lì. Vabbè, sono un'idea. Dopo rialzo di... spada. Questo è il classico passaggio che mi farà bestemmiare per 20 minuti. Che odierò veramente per tutto il resto della mia vita. Che alla fine skipperò perché mi starà talmente sui coglioni e lo skipperò. È una roba odiosa all'inverosimile. E dai però, cazzo. Non riesco a pigliare la seconda. Immaginati come faccio via la terza. Io non sono ancora riuscito a salire sui secondo. Ne devo salire 3 o 4. Basta, non lo faccio, non mi interessa. Fanculo. Ah, fanculo. Vai. Fare in culo, vai. Riuscito a buggare anche la sfera di Okuto. Cagare, vaffanculo davvero. Ma do quanto è lenta. Madonna, quanto è lento davvero.
Fammi capire, qui cosa succede? Ah. Può piangere? No. Merda, brucia questa. No, 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 no. Se non me la ridai però non si va avanti, eh. Già è rimasta. Perché non me la rende? Perché è volata di sotto di qua? Ma guardate che ammenchiata. Vai a quel paese, bastarda. Non riesco a salire più nemmeno questa. Mamma mia, stamattina. No, 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 no. Allora. Oh, Madonna di Dio. Scendi? Niente, non ci vogliamo proprio essere. Oggi proprio stamattina non è giornata, abbiamo già visto. Ce la facciamo a portarla fino a lì? Non è così complicato, eh? Dai. Me l'ha rialzata un'altra volta, ma guarda, puttana miseria, balenga! Ma lo sai che ti dico? Fa come si fa, eh? Ma vai a quel paese, vai.
Fermati qua. Vieni qua, assolutamente, non prendiamoci in giro. Oh Madonna qua. Ah no, devi andare là. Sì, mi va bene così, non mi interessa prendere altro, andate a quel paese. Dammi pure. Ciò che mi devi. È un tifo di non mi interessa. Con problemi tuoi. C'è problemi. Assordaci. Andiamo di là. Che mi ha già urtato oggi. Ci andiamo a fare quest'altra per vedere se per caso questa è colei che ci dà ciò che mi serve. Io tra l'altro ho visto un Ambrose, tra l'altro. Sì, è un incredibile bastardo. Perché ci ha tradito malamente. Di salire qua perché è un po' più cosa c'è di grazia. Ah, c'è una cassa, ma a noi non ce ne può fregare di meno. L'abbiamo già presa. Dobbiamo solo salire.
Eccola lì. Cagnolino! Dio cagnolino. Tra l'altro c'è anche una cassa, vabbè. Vediamo se becchiamo la cripta giusta. Dimmi che sei una cripta giusta. Sentiero degli Olimpo. No, ma guarda che sfiga, oh. Dimmi. Allora, qua abbiamo uno scrigno subito qua. Altri scrigni non li vedo. E questo è anche particolare perché non noto niente che mi faccia capire come aprirlo. Allora, qua abbiamo due pesi piccoli. No, 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 fermo. Ah, c'è il buco lì. Devo anche stare un attimino all'occhio perché... Arrivaci. Sarebbe andata neanche male, eh. Oh Madonna di Dio, e questo come ce lo porto di là?
Sai che vi dico? A me non interessa come ce lo porto di là. A me mi interessa andare a fattifone, vaffanculo, mandano la cripta. Se mi dà la cripta giusta bene, se non mi dà la cripta giusta esco. Che ne ho le palle piene. Pistemenate. Poi se me la dà entro 2 o 3 giri bene, se no vado direttamente dal tifone e vaffanculo perché mi sono stufato. Vediamo se trovo qualcos'altro, se no andiamo dal tifone direttamente. Ce ne sarebbe una anche qua, guarda, proviamo anche questa giusto per... Vediamo se è quella giusta. Se non è giusta nemmeno questa, ce ne andiamo da tifone. Dammi amico, ci vediamo prossimamente. Ora lì. Vediamo se è quella giusta. Nemmeno questa. E vabbè, niente. Vuol dire che si ha direttamente da tifone GG. Basta. Ok. Mi sono stufato di cincischiare. Ora. Ammazzo questi giusto perché mi hai praticamente il fono accanto, ma. Finito di rompere. Oh. Ok, torna fino a casa anche te. Perché c'hai stufato. Ok.
Teleporto qua e poi teleporto da tifone. Allora, con le pozze uso eventualmente l'ambrosia, eventuale robi di Achille, e ce ne andiamo da tifone. Allora, vediamo se l'ambrosia mi basta per fare un altro potenziamento. Penso di no, eh. Infatti no. Però qua di sicuro sì. Diamo una mastery a 5. Ok, potenzio anche. Io vendo. Faccio le pozioni e andiamo da tifone. Faccio le pozioni e andiamo da tifone. Ok, pozione fatte. Possiamo andare da tifone. Dovrei averci anche il teleport perché avevo sbloccato l'antro di tifone. Quindi mi metto un attimo ad andare dal boss. Vediamo questo scontro. Antro di tifone, porte del Tartaro. E per affrontare il tifone, una volta nella cripta di tifone non potrai più tornare nell'isola d'oro per continuare i tuoi progressi. Se ti restano dei materiali per il potenziamento dovresti spendere prima di procedere. Per aver creato il file di salvataggio tifone per darti la possibilità di tornare in questo momento. Puoi salvare e entrare nella cripta? Sì. Sì, ma fammi entrare nella cripta. Che so, mi ci devo buttare? Mi ci devo buttare. Perfetto. Splendida era, madre divina, saggia Atena, possente Poseidone che scuote la terra. Zelante Artemide, con la sua mira letale, è in grado di trafiggere perfino il cuore di un colibrì. Cani travestiti da dei, tutti loro. Aiuto! Guarda i tuoi dei! Finito. Come per il tallone di Achille, queste debolezze saranno la loro condanna. Non è colpa tua, tu sei una vittima. Dov'è mio fratello? Il bugiardo? Perché mai dovrei volerlo sul trono dell'Olimpo? Dovrei ringraziarti per avermi mostrato la verità, piccolina. Dimmi dov'è! Dove dovrebbe essere? È diventato di pietra come tutti gli altri. Tu però devi ancora sbagliare. Hai recuperato le essenze degli dei. Hai ucciso bestie e mostri. Ti sei dimostrata degna. Forse sei tu la mia campionessa.
Io non ucciderei mai gli dèi per te. Peccato. Immagino vada contro la tua natura. Tu sei per metà divina, del resto. No! Basta parlare. È ora di compiere la profezia. Non sai come utilizzare il tuo potere, essere inutile. Allora, questo non si stunna, però questo lo sente tutto, eh. Troppo fa... Mi sembra troppo facile, cioè, ci sarà l'inculata sicura, perché... Non è possibile che sia così semplice. Tifone cadde sotto la spada di Fenix. Sì! Ottimo lavoro, Fenix! Dammi il 5, Prometeo! Anche no. Peccato. Non abbiamo potuto creare insieme un futuro perfetto. Ma non ti porto rancore, perché non hai sbagliato nulla. Meriti di conoscere ciò che io ho sempre saputo. Con l'ultimo respiro rivelò la verità. Hermes, tuo padre. Cosa? Fenix è una semidea. Mio padre? Hermes. Ansiosa di parlare con Hermes e di vedere suo fratello tornare umano nonostante le sue malefatte, Fenix si arrampicò fuori dalla fossa. Se fosse uscita in fretta, avrebbe visto tutti liberarsi dalla roccia. Beh, ho perso la scommessa. Bella vittoria, Prometeo. C'è solo qualche dettaglio che non torna. Anche Pan è figlio di Hermes. È così. E agli zoccoli. Fenix non ce l'ha. Hai ragione. E non capisco che cosa volesse fare Tifone con la pozione Ammazzadei. Non sembrava neanche intenzionato a usarla. E sai che Fenix non vedrà nessun mortale tornare normale. Perché sei tu che li hai trasformati tutti in pietra. Già, io e te abbiamo litigato per questo subito prima che io andassi da Hade per quella festa. I pezzi iniziano ad andare al loro posto? Che cosa hai fatto, Prometeo? Non avresti sentito ragioni. Così ho messo in moto qualcosa. La tempesta che ha colpito la nave di Fenix. È stata opera mia. Beh, ho chiesto a mio fratello Atlante di farlo. Un attimo, com'è che ha fatto Tifone a liberarsi? Non l'ho detto, ma è stata sempre opera di Atlante. E questa storia? In gran parte vera, fino alla fine. È servita allo scopo. Ti ha tenuto qui con me. Quindi Tifone non ti ha tolto il potere della profezia. Ma hai funzionato meglio. Molto meglio della tua memoria. Infatti, una volta ti avvertii, ma ovviamente non mi desti retta, che una certa ninfa avrebbe avuto un figlio da te. Teti. Quel figlio, il primogenito di Teti e Zeus, sarebbe stato la tua fine. Ma Fenix era mortale. Ha subito delle ferite. Mai successo. Me lo sono inventato. Nonostante il caldo tremendo, Fenix proseguì tenacemente, immergendo il martello di Efesto nel cuore delle fiamme.
Nessun umano poteva sognare di brandirlo. È finita! Fenix diventerà cenere! Nessuno può usare quei fulmini tranne me! No! È impossibile! Il padre della tua stirpe non è il padre dei tuoi simili! Primogenito di Teti! Padre rovesciato! Eroe del cielo! È arrivato il momento di tornare a casa! Hermes non è il padre di Fenix. Lei è mia figlia! Zeus! Hai trasformato i mortali in pietra! Sei stato tu! Sono stato io. Allora Tifone ha detto la verità. Perché? Io ho plasmato la quinta era dell'umanità dal ferro. Ho dato loro la vita. Con il passare delle generazioni ho visto dispensare dolore, ho visto la crudeltà, ho visto l'egoismo e non faceva che peggiorare. Per me erano un fallimento e decisi di eliminarli. Ma ora so di aver commesso un errore. Chi sono io per giudicare l'imperfezione? Se ho imparato una cosa osservandoti salvare i miei figli, è che sono imperfetti. I mortali sono esattamente come gli dèi, anzi noi. Io sono peggiore. Starete tutti meglio senza di me. Sì, è l'ora di completare la profezia. Sono così fiero di te. Promettimi che sarai una guida, ma soprattutto un genitore. Migliore di me. Lo so che non sei perfetto, ma sei mio padre. Questo è ciò che conta. Non mi ucciderai. Cosa? Tu pensavi di cavartela così facilmente? Riconoscere di aver sbagliato è il primo passo. Ora, citando Ares, devi essere migliore per davvero. Ci sono 5, forse 6 passi. Io direi più 12. La vita non è una scala o una gara di solidarietà. O riesci a farcela subito la prima volta, oppure cadi. Ovviamente è ancora vivo. A quanto pare ti avevo sopravvalutata, piccolina. Non ci sono seconde possibilità. Tifone! Fermo! No! Buon viaggio, tesoro! La buongiorno Tetsu. Non è mai accaduto prima. Il governo dell'Olimpo ha perfezionato me e i miei figli. Fenix, figlia di Zeus e Teti, sarai anche una dea, ma ora noi siamo assassini di divinità. No, sono da Tifone. Si possono rompere? No. Oh madonna, c'è il vento. C'è il vento che tira in là.
Allora, tanto guardiamo qua cosa ci dà. Ci dà due scatole blindate da portare. Ma non voglio usare la cavalla. Ah, devo spingere questa. Semplicemente. Ok, e questa si attiva. Poi invece mi dai una sfera. Vediamo di capire dove va portata questa sfera. Va portata qua. Quindi ho bisogno di modificare il vento. Che se no non riesco a spostarla. Poi la mettiamo qua. Rispostiamo il vento. E la andiamo a mettere qua dentro. E anche questa è a posto. E ne abbiamo accese due su due. Andiamo a vedere poi cos'altro c'è dall'altro lato. Allora, qui abbiamo questa qui. Aspetta, questa è una di quelle che vola se io l'attivo, giusto? Speriamo che non rompa i coglioni il vento, però, eh. Questa è andata. Allora, qui va bruciata quella pianta. Guardiamo cosa c'è sopra. C'è semplicemente una cassa da portare lì. Sopra non c'è niente. Ok. Dovremmo aver acceso tutto. Maledetto. Yeah.
Vieni su. Maledetto piccione cresciuto troppo. Allora, cominciamo da questa di qua. Ci vediamo la vita. Qui abbiamo questa che devo semplicemente starci sopra. Allora io qua c'ho il vento che tira contro di me. Se faccio partire questa. Aspetta. Andiamo a girarlo subito. Ok, qualcosa mi dice che così non va bene. O almeno la prima non va bene, ma la seconda sì. Questo lo posso alzare? Non lo posso alzare. Lo posso spostare questo? Non lo posso spostare. Oh cavolo. Ah, aspetta. È linkata anche sopra. Quindi se è linkata anche sopra la devo mettere qua per far passare la cassa fino a lì, e fin qua non ci piove. Ora la domanda è: come cazzo ci porto l'altra? Ma intanto allineiamola così. E l'altra ce la porto semplicemente spingendo questa. Perfetto, e questa è andata. Qua ci ha attivato questa pedana. Devo spostare il vento e riuscire a planare fino a di laggiù. Non vivrai per vedere rinascere i mortali nel mio paradiso perfetto. Allora abbiamo due casse che stanno andando dalla parte sbagliata. Di cui una, ok, deve andare lì, ma è la seconda? Non lo so, intanto portiamoci la cassa nel mezzo che almeno blocchiamo il raggio. Vado più a casa, eh?
tanto video la cassa, voi. E questa? Aspetta, questa che fa? Ok, allora cambia. Vento, vento, vento. Allora, questa è già giusta. L'altra la devo prima. Portare qua. Poi. Devo spostare questa. Qua giù. Cambiare quella lì. E ora devo girare il vento. Però se io giro il vento, questa mi si sminchia. Quella va nel posto giusto e questa si sminchia. E se io ci metto, una bella staffa messa qui. Ah no, non si sposta perché c'è la colonna, è vero. Non si sposta più perché c'è la colonna, quindi il vento non riesce a portarla via. Questa è finita. Infatti mi si è attivato il cristallone, quello laggiù nel mezzo. Perfetto.
Perché mi sei bloccato con questa inquadratura? Ah. Passiamo al prossimo, che è questo qua. Tra l'altro lassù c'è anche un... Dovrebbe ci sia, eccolo lì. Uno scrigno. Mi sa che ce n'è uno per sezione. Aspetta un po'. Uno è lì. Uno è lì. E uno era laggiù. Il triste Efesto preferirebbe tingersi i capelli che alzare un dito per aiutarti. Potevi essere la più grande eroina mai vissuta. Ora sei solo un errore. Porca troia. Sì, ciao. Cazzo, è troppo. È velocissima, è velocissima. Devo stare più sulla punta. Io stavo indietro per dargli tempo di farla arrivare. Invece, a quanto pare, quando arriva qua prende una velocità assurda. Gira, gira la ruota. Arco 2 come fa? Quella cosina che gira così attaccato che non mi riesce più di salire. Maledetto. Vabbè, dai, prendiamo una pozione, via. E vabbè, però così non è.
Facciamo una bella cosa, usiamo Atena perché mi sono rotto i coglioni. No, perché giri? Perché giri, santo Dio? Perché? No, 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 dove cazzo va? Ho mancato la scatola! Ci starò tutti i giorni io a fare questa puttanata. Scusa, perché scusate, ma scusate, ho capito qual è il problema. Ho capito qual è il problema. La cassa è un bait. La cassa è un bait. Non va usata la cassa. La cassa è un cazzo di bait. Vattene a fanculo da sola. C'è il vento, cazzo. Io ci vado con quella d'Atena, guarda. Oh cazzo, qua come la... La cassa è un bait, però mi sono accorto mentre correvo che c'è anche un affare da sparare. Mi è girata la cassa. Lassù c'è questo, che non so a cosa serva. Mai a tempo. E non so cosa attivi però. Ah, sblocca questo. Questo sblocca questo. Sì, ma anche se io arrivassi qua, poi cosa gli devo far fare? È strana sta cosa. Allora, in realtà posso utilizzare anche la cassa, basta che salto la prima. E poi le altre le posso spengere tutte quante. Però... Sono le 10, c'è tempo fino a l'una. Ho fatto la magia. E qui? Gli racconto qui?
La devo portare giù. No, sei un pezzo di me. Sei un pezzo di merda. Perché non scendi? Ti ho fatto scendere. Sì, e io questa com'è che... Aspetta. La faccio salire. La piglio. Ok, questo che penso che fosse il più rompicoglio. Spero che questo fosse il più rompiballe di tutti. Perché era abbastanza una rottura di cazzo. Ok, ma al prossimo. Allora abbiamo una palla. Di fuoco che deve arrivare a beccare quella a fare là. Quindi così. E così. Dovrebbe andare bene.
Anche più di poco, grande. E adesso posso anche scendere perché non c'è più il veleno. Mi brucio un capellino, ma c'è la porta a mano, eh. Ok. E ho acceso quell'affare lì. Mi vede neanche. Cos'è laggiù? Devo stare attento perché c'è il vento che se apro le ali mi porta via. Allora, qui abbiamo la pala che non la vedo più tra là. Ah, perché probabilmente è cascata di sotto. Dove è cascata di sotto? Scusate, che non vedo buco. Arriva fin qua. Ah, e poi vola via di qua. Vola via di qua perché gli arriva il vento. Ma se io questa la po'. Perché più in qua non ci va? Questo proviamo a portarla fino in fondo per bloccare il vento alla palla in modo tale che non dovrebbe più cadere di sotto. Poi ora bisogna vedere un attimino. Infatti adesso non cade più di sotto. È mica un cambio del vento qua da qualche parte? No. Non c'è un cambio del vento. Questa deve stare qua per farla saltare là dentro e dare fuoco a quell'affare lì. E poi dopo che gli ha dato fuoco passa di sotto e va a dare fuoco a quella di là. Ma in tutto questo la va anche accesa. Perché questa è spenta. Madonna, che parto che è. Vieni qua. Quindi la devo accendere qui. Ferma, vieni qui. No, casco, non mi casca di sotto, ti prego. Accenditi. Ok, si è accesa. Ora, una volta che l'hai accesa, te la tiro in qua, in qualche modo. Dovrebbe. No, ma porca puttana. Ok,
Che cazzo è andata, mo? No, si è anche spenta. Ma che merda. Ma che merda. Dove vai? Ferma qua. Oi, ascolta. Me ne fotte una sega, accenditi. Ma dai, non si è spostato. Perché? Perché? No, no, vieni qua. Dai, dai. Sì. Una spintina? Ti devo dare una spintina? No, partita. Ah, va portata qua, ok. Giù, maledetto piccione. E c'è questo. Poi? Poi? Aspetta. Uno, due. Sembrerebbe che ci siano solo quei due, ma ce ne sarà sicuramente degli altri, eh.
Questo? Quali sono quelli che mi mancano? Fammi capire. Allora, intanto c'è questo che può essere bruciato, penso. Ma probabilmente ha bisogno di qualcos'altro. C'è anche un vento, lì ce n'è un altro sotto. Questi sono loccati, tutti loccati. Alla 1. Ma è come fa a sapere qual è il giro giusto? Porca puttana, sono 2. No, 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 no. Qua bisogna leare prima che le casse in qualche maniera e non so come si fa. No, ho fatto una cazzata infinita. Sono nella merda. Sono ufficialmente nella merda. Ho tirato un portale nella merda. Ora mi fa partire di qui. A sinistra c'è un piedistallo. Allora, intanto adesso ho un problema tecnico che si chiama. Mi sono autobuggato. Grazie. Va bene. A sinistra c'è un piedistallo. Dove? Ah, questo. Bisogna spaccare quell'affare là. Vieni qua, così.
Ho centrato l'unico punto che non si rompe. Siamo sulla parte bianca. Come cazzo faccio? Aspetta, forse la devo lanciare. Dagli più forza ancora. Vai! Sì, si va a buttare. Va. Va rotto tutto il muro così. No. Forza di figlia di prenderlo a sassate. Ho 20 anni, Fiole. E ha fatto con tutti i muri, va fatto. Di rompere il più possibile. Ok, direi che comunque così dovrebbe bastare, perché io devo arrivare a da lì, devo arrivare poi a questa, quindi già ci passo. Poi voglio capire una cosa, visto che ormai l'ho aperta, fammi levare quella. Devo capire se con le prime due già posso rompere questa, sì. Ok, quindi là adesso è pulito. Quindi posso andare di là a fare l'altra. Il vento è corretto? Sì. Quindi adesso me ne vado di là. Faccio l'altra che è qui, perché adesso non ho più problemi di vento. Qui mi darai la cassa probabilmente. Sì. Qua c'ho da bocciare questa e quella. E questo vento lo posso scegliere di mettere o di qua o di là, ma non in verso. Verso là non lo posso mettere. Ho una merda. Vabbè, cominciamo a quella di destra. Considerando che c'è anche il vento che va a destra.
In realtà mi basta arrivare a vedere l'affare Peppa da colpire, eh. Quindi non importa che lo rompo tutto, già così basta. Già così basta. Aspetto che venga in giù il blocco. Devo stare su questa però. Perfetto. Quello è andato. Ora giro quello, giro il vento. E rompiamo quello di là. Passa al colonnino perché sennò. E ma già, ecco, già così ci arrivo. Dovrei aver finito. A parte il morire male, ma dovrei aver finito. No, non ho finito. Perché mi sa che non ho finito. No, è ancora spenta quella. Ci deve essere qualcos'altro. Oh, come cazzo vengo via da qua? Meno male che dopo un po' ti accorge che sono nella merda e mi cambia posizione. Oh, ok. Qua mi ha messo. Che è esattamente dove lo volevo andare. Però, devo andare di là. Allora, qua abbiamo questo. Diamoci anche la full vita e attiviamo questo affare che ci accende tutto.
E quindi? E quindi? Non so, torniamo su. Ricorderai il tuo nome. E quindi? Lo ribadisco. E quindi? Do cazzo devo andammo? C'è un mostro ancora vivo. È vero, cavolo. No, no, intanto voglio il vento girato dall'altro lato. Ora bestemmerò un sacco a tornare di là, ma almeno... Ah no, ma c'è la piattaforma bassa, io non l'avevo vista, pensavo di dover salire fino a lassù. Vabbè. Allora non è un problema, oddio. In realtà è un problema ovunque lo metto il vento, perché a seconda di che salto devo fare rompe un po' le balle, però... già al massimo. Attendevo
così piccola, così innocente, così sola. Legerone! Phoenix! Dunque, forse prima avevi ragione. Eufemismo del secolo. Sei qui per salvare tuo padre e il tuo fratellastro. Da quando ti sono spuntate le idre sulla schiena? Sbagliato. Aspetta, come? È una lunga storia, ragazzo. Ma tua madre aveva il più bel... Dio della bocca! Di te mi occuperò più tardi. Progenie di Zeus e Teti, qui è dove scaverò la tua tomba. Non sai come utilizzare il tuo potere, essere inutile. Bastardo, quando c'ha il cerchio attorno fa danno stando anche standogli anche solo vicino. Ah, ero io che ti stavo menando, non tu. No, fosforo, bastardo! Deve essere stato molto difficile vivere sempre all'ombra di tuo fratello. Ti prego, no! Scommetto che hai sempre desiderato essere figlia unica. Beh, è il tuo giorno fortunato. Proprio come ha detto tuo fratello, tagliamo i rami secchi. Salute! La conservavo per un'occasione speciale, ma ho deciso che dovevo smettere di bere. La prossima volta ti converrà investire in più gabbie. Bene, bene. Il codardo vi ha lasciati soli, soletti. Si è rivelato essere veramente un pessimo padre. Ehi, è del nostro pessimo padre che stai parlando, maledetto. Allora morirete insieme. Ora mi vedi? Ora non più. Consegna speciale. Solo una firmetta. Ups. Restituire al mittente. No! Io sono perfetto! Voi divinità siete pessime! Visto che c'hai la bolla, io non ti ci posso venire vicino, ma le frecce te le pigli tutte, caro amico. Tifone, mettiti in posa. Occhio al martello.
sacrificato nulla del genere. Come è possibile? Potevi essere la più grande eroina mai vissuta. Ora sei solo un errore. Siete tutti figli rumorosi e seccanti! Non vi interessa neanche nulla del pianeta! No, si butta di sotto. Morirai come hai vissuto, sola. Vieni qua, fottuto piscione. Giù bastardo.
trionfare sulla perfezione! Questa l'hai sentita tutta. Ehi, tifone, non sarò perfetto. Ma Ade lo sapete. E questa è la seconda fase. Avrei potuto rendere il mondo un posto migliore. I torti. Non è così. Noi commetteremo sempre degli errori, ma abbiamo bisogno del caos se vogliamo crescere. Risparmiamolo, ma imprigionandolo. Il veleno è troppo potente. Mi sta divorando vivo. Che cosa ti dice il cuore? Io dico di risparmiarlo. Bene. Andiamocene prima che questa cripta si chiuda. Che tu possa brillare tra le stelle, Fosforo. Le ali di Dedalo non ce l'hanno fatta. Le fiamme di Tifone le hanno bruciate. Le riparerò. Io ho un'idea migliore. Senza offesa per le tue eccellenti abilità artistiche, Efesto. Ma che... è gentile. Fa impressione. In ginocchio. Per il valore dimostrato sul campo di battaglia e per l'umanità espressa. Che noia. Hermes, ti concentri un attimo? Rilassati, Atena. Oh, vorrei farti rilassare su una pira funeraria.
per avermi mostrato che posso essere un padre migliore per tutti quanti voi. No, ho voglia di un po' di calore. Vieni qui, Ares. Oh, puoi farmi sudare quando vuoi. Sono invisibile. Non mi limitare, Efesto. Basta, non ne posso più, voglio il divorzio. E state zitti! Come faccio a scusarmi se mi fate venire voglia di buttarmi tutti giù dall'Olimpo? Di nuovo! Benvenuta in famiglia, Phoenix. Vedi di non farmene pentire. Oh! Oh, wow! Sono bellissime! Per gli dei! Fosforo! Pensavo fossi morto! Lo era! Ma ora, se mai morirà, tornerà sempre in vita! Ho creato un nuovo essere in tuo nome. Un magnifico uccello che brucia con il fuoco del sole e non si arrende mai. La Fenice. Sono senza parole. Io non me lo merito. Invece sì, sorella. Accettalo. Va bene. Lo farò. Oh, ho ancora un ultimo regalo. Manca qualcuno! Dov'è Ligirone? Qualcuno ha visto Phoenix? Starà piangendo da qualche parte. Se non è già morta, che è per gli dei! Sarà stata la decisione giusta. Boo! Oh sì! Sicura! Vieni, figlia mia. Ho molte cose da mostrarti. Ehi, un momento! Non basta darmi delle ali, una fenice, riportare tutti alla normalità e pensare che mi dimentichi cosa hai fatto a me. Ai tuoi figli, ad Afrodite, a tutti. Ah no? Ehi, ehi, sto scherzando, sono sobrio. Frequento un gruppo di supporto. Leggerò anche dei libri su come si fa il genitore. Però è pazzesco. Bene, proviamo come va questa cosa della divinità. Ma ti terrò d'occhio. Papà. Ti voglio bene anch'io, Phoenix. Ehi! Qualcuno riesce a sentirmi? È vero, Zeus, io sono ancora incatenato. Phoenix! Nessuno? Ehi! Qualcuno può aiutarmi? C'è nessuno? Tu laggiù, mortale, aiuto! Io? Oh, ho una chiave. Oh, grazie agli dei. Liberami. Sì, ma... prima Zeus ha detto che devo raccontarti una storia. Cosa? Che tipo di storia? Che la storia di Phoenix mi redima. La mia storia ha inizio in mare. No! Questo è peggio dell'aquila! Che tu sia maledetto, Zeus! Congratulazioni. Hai appena completato il mito principale di Immortal Phoenix Rising. Ora puoi proseguire la tua avventura tramite queste opzioni. Carica il tuo salvataggio tifone per continuare i tuoi progressi dall'isola d'oro prima della sconfitta. O se no, avvia una partita più. Avvia una partita più. Questa modalità ti consente di ricominciare da capo la tua avventura mantenendo gran parte dei tuoi progressi. Conserverai armi, attrezzature, cavalcature e ali. Oltre a salute, resistenza, abilità e benedizione, riceverai anche pozioni, materiali per creazione e oggetti collezionabili potenziati. Avviando una nuova partita, si fischierà i tuoi salvataggi automatici per dover continuare. Sì.
statistiche attuali. Ma comincia la partita più? Avvia. Ah, proprio dall'inizio. Madre divina, saggia Atena, possente Poseidone, che scuote. È proprio dal prologo. Zelante Artemide, con la sua mira letale in grado di trafiggere perfino il cuore di un colibrì. Cani travestiti da dei, tutti loro, riesco a vederti. Vieni più vicino. Aiuto! Per favore! Aiuto! Non è colpa tua. Tu sei una vittima. Come tutti i mortali. Create dalle mani degli sciocchi. Riflessi schiacciati di uno specchio rotto. Guarda i tuoi. E non ho fatto tutto, perché comunque alcune cose le ho lasciate. Poche, ma le ho lasciate. Questa qua. No, 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 l'ho proprio saltata. Quella è una di quelle che ho saltato. Per soddisfare la sua rabbia. Litigano, ardono di gelosia, ingannano, combattono e uccidono. Sono crudeli, vendicativi ed egoisti. E, come per il tallone di Achille, queste debolezze saranno la loro condanna. Io non ho tali pecche. Gli altri sono caduti. Solo uno resta tra me e la riabilitazione dell'Olimpo. Solo il più stolto, arrogante, ottuso e presuntuoso figlio di Crono che mi ha intrappolato nel sottosuolo. Il solo e unico Zeus! Ma si può saltare? Sì, beh, saltamela perché tanto molto, l'ho già visto. Voglio capire. La mia storia ha inizio in mare. Una nave di soldati di ritorno da una battaglia lontana. La loro questa no, però. Messa a repentaglio da una tempesta inattesa. Il mare si agitava senza sosta. Questa non si può saltare. Le onde divennero schiuma. La linea che separava il cielo e il mare era scomparsa. Le creste svettanti delle onde sprofondavano in valli profonde come il Tartaro. Stai davvero dipingendo un quadro? È un'arte. Insomma, la nave non aveva alcuna possibilità. Giusto perché voglio capire cos'è che mi ha lasciato. Potrebbe aver lasciato tutto, ma a quanto ho capito. All'alba, il sole sorse sui pochi superstiti rimasti. La persona di chi aspetta, non dirmelo. Questa è già fatta, basta che fai un bell'applica e... Eccola, la vedo chiara come il giorno. La persona di grado più basso portava gli scudi. Sognava le battaglie, ma non aveva mai visto neanche una scaramuccia. Raccontava storie senza agire. Fenix. Penso che nome? Fenix. Sembra il suono che fa uno stupido uccello quando si dà fuoco da solo. Il che sarebbe trascinata su una ri... Dai, saltamela sta presente... Oh, ok. Grazie per creazione, è stato aggiunto nel tuo inventario. Giusto per capire. Allora, a parte il fatto che è chiaramente tutta chiusa adesso la mappa e ci sta... Allora, queste me le ha lasciate tutte. Sì, sì, ho lasciato tutto. Me le ha lasciate anche tutte potenziate al massimo, con addirittura le maestrie, perché questa l'avevo portata a 9. Le ali me le ha lasciate. Mi ha lasciato più o meno tutto. Anche le gemme me le ha lasciate, perché qui ho 20.000 gemme. Armature me le ha lasciate tutte. Cavallini pure,
Oggetti missione, no, me la torti, ti toglie gli oggetti missione, ma per il resto ti lascia tutte, con tutte le abilità sbloccate ed eventuali benedizioni. Sì, ti lascia tutto. Buono. Io direi che per questa live è tutto, abbiamo finito il gioco. Noi ci becchiamo più tardi per una live su un altro gioco. Vediamo cosa fare. A seconda. Che ore sono? Sono le 11. A seconda dell'orario, vedo se faccio un'altra live stamattina, prima di andare a pranzo, o direttamente di pomeriggio. Per il momento vi saluto. Ciao Terzo, ci becchiamo dopo. E di Evil Dynasty te la provo alla grande. Devo prima però fare un paio di cosine online. Ci becchiamo dopo. Ciao ciao!